Sì, abbiamo avuto il coraggio di aprire questa attività commerciale nonostante questo periodo di crisi intenso, insomma, perché noi giovani non possiamo più aspettare e quindi cioè, ci dobbiamo dare da fare per auspicarci un futuro migliore per noi stessi. E implementare quelli che possono essere gli eventi sportivi, commerciali, internazionali, diciamo, che la nostra città può sopportare tranquillamente perché, ripeto, il nome è conosciuto. I paesi stanno scomparendo. La speranza è l'ultima a morire. Io ce ne sono l'esempio, sono 7 anni che sono rinchiusa qui dentro, quindi però lo faccio con passione e amore. Siamo fortunati ad essere nella città di Assisi, dunque una città dove vivono moltissimi turisti. Forse Assisi ha bisogno anche di eventi che portino persone di un livello un po' superiore. C'è bisogno per questo di eventi che facciano transitare persone che di un'altra categoria rispetto a quelli che vengono adesso. Sono Antonello Pianpiano, presidente della società sportiva Assisi Volley. Speriamo, ecco, con una città come quella di Assisi di poter avere, ecco, una palestra, un palazzetto degno della situazione, nello stesso tempo anche un impianto polivalente dove fare anche altre diverse attività sportive e ricreative nello stesso tempo. Assisi era un gioiello del patrimonio artistico, di tutto. Io ero giovane, avevo 20 anni, lei ce n'era 18, 17, sposati, non c'era il lavoro. Siamo andati a zappare gli olivi per portare a casa una picuglia, per andare avanti, per mangiare qualcosa. Ma niente, c'era una colata. Capito? Adesso gli offri, c'è la parola, devi andare la mano, non ti pago, no? Quanto mi dai? Se non mi prego, ma la fraternità non c'è più, giusto? Scambiamo la parola, vieni a casa mia sera, cenamo insieme, raccontiamo qualcosa, e io domani sera vengo a casa tua. Vietato, non c'è più questo, non esiste più.